Benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Oggi andremo a parlare di come aggiornare Marlin alla nuova versione, perché io mi sono fermata alla 2.5 e adesso siamo arrivati alla 2.1 di Marlin. Non l'ho potuto fare prima perché ho incontrato molti problemi e nessuno mi voleva dare una mano, anche perché le problematiche che mi sono trovato avanti erano un po' particolari e molti non riuscivano a capire il problema dove stava, e sono dovuto far fronte io a questo problema. Ci ho impiegato quasi 2 anni per capire dove stava il problema. Ma prima di questo, lasciate un like e iscrivetevi al canale se non l'avete mai, se non l'avete fatto. Poi ho bisogno di iscritti e soprattutto di avere delle reazioni da parte vostra. Quindi un like o dislike per me non conta, per me è indifferente. Lasciate anche qualche commento, quindi per capire dove posso migliorare ancora su come fare i video. Andiamo avanti. Allora, io mi ero fermato, e adesso vi faccio vedere, mi ero fermato alla versione 2.5, come avevo detto, no, 2.05, volevo fare l'upgrade alla versione 2.07, come vedete qui, ma non riuscivo. Il motivo era dovuto a questa riga di comando, questa qui, vedete, la X-Prov Speed, perché nella versione successiva, quindi stiamo parlando alla 2.02, è stata introdotta la stessa voce, è stata cambiata in questa. Diciamo che la soluzione a questo problema è stata data da un canale Telegram dove sono iscritto. Se poi vi interessa, vi lascio il link in descrizione oppure tra i commenti, magari vi potete unire anche voi nel canale degli appassionati delle stampanti 3D. Risolto questo problema, il problema andava a finire sull'interfaccia HID, quindi questo problema è stato risolto e cancelliamo la riga. Ricordatevi che la riga XY Prove Speed è stata sostituita da quest'altra qui, e va sostituita nel modo in cui ho fatto io. Poi al limite sul mio sito andrò a inserire questo file, così lo potrete utilizzare per la vostra stampante. Successivamente, adesso tiro giù questa cosa qui. Il problema qual era? Era riguardo a l'HID che si bloccava. Adesso lo lancio e vi faccio vedere questa zanzara che sta girando da fastidio. Vi faccio vedere qual era il problema. Allora, il problema che ho riscontrato io riguardava l'IDE che si bloccava. Adesso, indipendentemente dalla versione che utilizzavo, questa qui è la 1.8.19, ma ho in possesso anche la versione 2.1.0 dell'IDE Arduino, il risultato era sempre lo stesso. Quindi nel caso della versione 1.19, io qua ho inserito la scheda sua, non so, già vi ho fatto un video, andate a vedere il video come si fa. E c'ho questa qui, il Marlin, quindi carico l'ANET versione 1.0. attualmente non ce ne sono altre aggiornate. Nel caso invece il IDE 2.0, la scheda in questione è la sanguigna, si dice, aspettate che la vediamo, se riusciamo a trovare, se c'è ancora, perché avevo disinstallato per poi inserirla di nuovo da capo. No, non c'è. Comunque la scheda in questione si chiama sanguigna. Poi, se vi interessa, farò un altro video per spiegarvi come si va a installarla. Quindi questa qui adesso lo chiudo perché mi interessa, preferisco utilizzare la versione 1.19 perché devo fare ancora un po' pratica su quella versione lì. Adesso andiamo a compilare, vi faccio vedere qual è il problema che si verifica. Vado ad accelerare perché ci metto un po' di tempo, quindi per evitare di annoiarvi durante il video. Ok, adesso è arrivato al punto di blocco, vedete, non muove più, non riesce più a compilare lo switch, come si dice. Praticamente il programma l'IDE è bloccato, congelato. Questo è dovuto a un problema che ho portato addirittura sui forum ufficiali di Arduino, sui siti
su quello lì principale che conoscete, che conoscono tutti, scusatemi, conoscono tutti, e non sono riusciti ad aiutarmi. Ci sono arrivato io un po' per intuizione, quindi adesso chiudo e faccio vedere il problema dove sta. Ecco, vedete, non si chiude neanche, non si chiude, quindi adesso sono obbligato a chiuderlo manualmente. Eccolo qui, che sta sotto Java, per chi non lo sapesse, Arduino utilizza la piattaforma Java. Ecco qua, adesso lo lanciamo di nuovo. Allora, il problema stava qui: impostazioni, warning del compilatore, quindi le attenzioni, pericoli del compilatore, stava messo su tutti. Questo qui, quando andate a installare Arduino, in default lo trovate su nessuno. Però un bravo utente sopra un dei forum mi disse che è pratico tenerlo sempre su tutti. In questo modo, quando c'è la compilazione, è possibile vedere dov'è che c'è un errore nel compilatore. Ma questo qui va bene quando i programmi sono meno complessi, come non so, come accendere un LED. Ma compilare Maclean è molto più complesso, ha molto più finestre, molto più voci, più dati da analizzare, via dicendo. Quindi è meglio tenerlo su nessuno, ok? E adesso vi faccio vedere cosa succede avendo cambiato questa funzione. Andiamo a fare verifica. Ok, come vedete la compilazione l'ha effettuata. Ok, lasciate stare l'errore in questione, perché sto lavorando su questo codice per mettere in funzione il sistema di calibrazione del piatto, che poi sinceramente non ne vede neanche l'utilità, perché io ho cambiato sistema, ho una superficie, già ho fatto un video a riguardo, una superficie adatta che aggrappa bene i materiali, anche se non si trova ben allineata, stampa ugualmente bene. Qui forse c'ho, ecco qua, ho questa, una riproduzione di Harley Quinn fatta praticamente con questo tipo di materiale, è venuta bene. Adesso faccio vedere come compilare. Allora, a questo punto chiudiamo il discorso. Il problema era questo qui, quindi quando andate a fare la compilazione per quanto riguarda Marlin, eliminate quella voce, toglietela. In questo modo potete passare dalla versione 2.0.5 alla 2.0.7 senza alcun problema. Adesso il problema nasce nel passare dalla versione 2.0.7 alla versione 2.1, stesso problema che ho riscontrato io, e anche qui non sono riuscito a trovare sui forum ufficiali qualcuno che mi desse una mano, perché ve l'ho detto, sono presuntuosi questi sui forum, mi sentono professori, quindi arriva qualcuno e non vogliono prendersi il grane e dare delle risposte. Mi sembra incredibile, ma quando arriva un novizio, perché poi loro ti etichettano come novizio, non ti danno assolutamente retta. Sono stato io, tramite un meccanismo, una, diciamo, chicchetta, una rubata, a ricevere assistenza, addirittura all'assistenza tecnica di Marlin. Adesso vi faccio vedere come dobbiamo procedere. E poi vedere come procedere, vi richiamo di nuovo il firmware, cioè quello lì che ho utilizzato per la mia stampante, non quello lì in cui sto facendo la calibrazione, pardon, la riprogrammazione per utilizzare la calibrazione automatica, che poi sinceramente lo andrò proprio a eliminare, perché ci rinuncio, non perché sia complesso, ma perché mi trovo soddisfatto dal mio sistema attuale. Andate a vedere il video nella playlist della Leo C8, come procedere per utilizzare questo materiale. Allora, vi faccio vedere. Ok, questi qua, io parto con la premessa che stiamo utilizzando lo stesso display che ho attualmente, l'LCD 12864, quello grafico, non quello lì a riga, che era il modello che adesso purtroppo non mi viene in mente più, qua non ce l'ho, della Zone Star, della LC Zone Star LCD, non mi ricordo se era quello lì, no, qui non ce l'ho in questa lista qui, quindi
passiamo avanti, lasciamo perdere. Allora, come ho detto, la prima cosa da fare è installare le librerie U8GLIB, ok? L'errore dove stava nella versione successiva? Marlin nell'evolvere con il suo programma ha integrato delle librerie all'interno del suo programma, visto che comunque queste librerie erano comuni su molte stampanti. E cosa ha fatto la Marlin? L'ha integrate all'interno del codice sorgente. Quindi io l'errore che commettevo io era abilitare sia la zona star LCD sia la repral, questa riga qui in pratica, non mi viene l'inglese né per me, quindi ce l'avevo entrambe, no pardon, scusate, sto facendo un po' di confusione, no, errore che facevo io, questa qui la zona star LCD è la il vecchio LCD, quello lì originale che vi danno insieme all'ANET, invece quello di cui parlo io adesso, l'LCD 12864, è questo qui che l'ANET poi crea anche separatamente. Questo tipo di display ha un chip molto comune con molti display utilizzati per le stampanti 3D. Quindi la Marlin l'ha integrata all'interno del suo codice sorgente. Io che cosa facevo? Andavo ad abilitare questa riga. Già lo facevo prima, già con la versione 2.0.5 e la 2.0.7 già abilitavo questa funzione. Quindi non riscontravo problemi. Alle versioni successive, quindi già dalla 2.0.8, questa funzione è stata integrata. Quindi abilitando entrambi i driver, che cosa faceva il programma? L'IDE di Marlin andava in conflitto e in pratica credeva che i driver non fosse stata abilitata, che non esistevano driver, perché ce n'erano due in conflitto. Quindi questa riga qua, l'ANET Full Graphic, se l'avete già abilitata la dovete disabilitare, viceversa, cioè, se già è disabilitata lasciatela così, dovete abilitare questa riga qui, la Repral Discount Full Graphic Smart Controller, ok? Più dovete aggiungere queste due righe, non so se in un video precedente già ve l'ho spiegato a cosa serve per evitare che il display vi scriccia, cioè che non dà i giusti grafici, quindi 125 sta per i tempi che il display impiega per aggiornarsi. Non lo so se fa differenza aggiungerne una sola riga con tutti e tre valori, a me mi hanno suggerito di metterne tre separati e facendo così il display ha sempre funzionato, anche con l'attuale aggiornamento della 2.1 che sto utilizzando attualmente. Questa riga qui, che era l'impostazione per i 3D touch, lo tolgo perché sinceramente, come già ho accennato, l'abbandono l'idea di utilizzarlo, perché attualmente con il mio sistema che ho trovato mi trovo benissimo, quindi non ho bisogno di calibrare in modo preciso il piatto. Quindi chiudiamo questo e lo salvo. Vi faccio vedere con queste impostazioni come va a compilarsi. Avvio la compilazione. Allora, come potete notare, l'ha compilata anche più velocemente togliendo quella voce lì, e notate qui sulla riga addirittura è andata a occupare il 91% della memoria, quindi mi restano 9% di spazio. Prima ne rimanevano che circa 98. Prima quando caricava entrambi i drive rimaneva a disposizione 2% di memoria. Vabbè, non è che faccia molta differenza, perché ormai per quelle che fa ha tutte le fine funzionalità, è funzionale, fa di tutto ormai questa stampante. Quindi a questo punto io ho mostrato che come si possono risolvere questi problemi. Vi metterò in descrizione o sul mio sito il file con cui potete utilizzare per fare la configurazione e passare alla versione 2.1. Esistono dei miglioramenti? Sì, infatti ho notato dei miglioramenti, specialmente la funzione di spurgo. Recentemente come funzionava la stampante quando andava in temperatura, per caso mio con il materiale che ho io vado a 205, e invece con questo nuovo aggiornamento va
dei picchi di salita e discesa per permettere un ulteriore spurgo del materiale che va ad accumularsi nella parte finale dell'ugello, in questo modo per avere diciamo così, un materiale più pulito per il primo layer. Diciamo che rispetto a prima non ho visto molta differenza con questa nuova funzione, però questa è quella che ho notato, per il resto resta uguale. Ricordo una cosa: quando andrete a fare questi aggiornamenti, lui vi chiederà di resettare l'EEPROM, voi date gli ok, perché se non fate il reset l'EEPROM, le impostazioni precedenti andranno a mettersi sopra, quindi potrete creare dei conflitti e la stampante potrebbe non funzionare. Potreste ripetere di nuovo l'aggiornamento, oppure potreste andare nella memoria, nelle impostazioni, non mi ricordo dove, e fare reset dell'EEPROM o cancella EEPROM, una cosa del genere. Comunque lascio a voi una buona giornata. Vi raccomando, condividete il video e lasciate un like.